Finalmente ho la dirigente del principe che dirige tante di quelle cose, quindi posso approfittare per togliermi tutte le soddisfazioni. Come mai i dipendenti della società che gestisce, insomma, l'assistenza, la Guardia di Finanza non sono stati pagati? Ci sono già 3 mesi di ritardo con gennaio. Non lo so. Non dipende, non, no, non dipende da me. Qualcuno mi ha detto, insomma, forse la dirigente si è sbagliata a fare qualcosa. Io ho fatto anche un comunicato rispetto a questa questione. E, per quanto riguarda il Comune dell'Aquila, ha preso questo servizio, diciamo così, nel mese di agosto. Questo il quadro sinottico lo conosco. Voglio sapere come mai non sono stati, cioè mi dicono che c'è stata una dimenticanza. No, assolutamente, io ho una memoria ottima, ho inviato agli organi di competenti la richiesta dei fondi subito, nell'immediato. Il tempo, penso, da Roma. Ma a Roma non sapevano niente. Ho le carte. Quindi la responsabilità anche stavolta è di Chiodi? No, di chi è la responsabilità? Non lo so. Io no. I ritardi, la responsabilità, visto che i trasferimenti però, io lavoro con la telecamera. Se vuoi parlare con me, parli senza la telecamera, perché non so. Da fastidio. Insomma. È brutto, è una telecamera puntata dalla mica, è una pistola, è una telecamera. Grazie. Per quanto riguarda e l'assessore lo sa benissimo, la richiesta è stata fatta immediatamente, o meglio, è stata fatta nel momento in cui mi sono resa conto dei contratti, se erano ancora in essere o non lo erano. È stata verificata la questione, sono stati richiesti i fondi a Roma, non solo per fino a dicembre 2012, ma anche un preventivo rispetto all'anno 2013. Comunque la comunicazione è stata fatta, è stata registrata, ho le lettere, quindi c'è però la società che gestisce, se non gli arrivano i soldi non può pagare, quindi da chi dipende? Da Roma. Adesso le faccio vedere. Allora, l'errore macroscopico, mia cara, non c'è stato, perché abbiamo richiesto i fondi, tutti i fondi danno. I fondi sia per quanto riguarda la Vincenti, sia per quanto riguarda la Lig. Abbiamo anche fatto un altro discorso, siccome questo era un contratto, praticamente non c'è stato mai il contratto, non hanno fatto mai un contratto, e sai bene che il passaggio da una situazione emergenziale a una situazione ordinaria, e per di più in un ente pubblico, bisogna in un certo senso regolarizzare tutte le carte. Cioè l'incentivo non aveva il contratto? Secondo me no, non è uscito fuori con la protezione civile, non so, quindi con voi l'emergenza. Non solo gliel'avete regolarizzato? No, non solo, abbiamo fatto un cottimo fiduciario nell'immediato, invitando 5 soggetti sul territorio per regolarizzare proprio la posizione, che era una posizione, diciamo, non chiara e non definita, nel senso che non c'era una scadenza per la ditta a dover o proseguire o interrompere un certo lavoro, ok? Quindi è stato fatto non solo il cottimo fiduciario, non solo sono stati previsti in bilancio i soldi, e come conseguenza tra l'altro attualmente se l'è aggiudicata la Vincentiv il servizio, perché rispondeva a dei requisiti che avevamo posto. Okay? Quindi sistemata la situazione dal punto di vista burocratico, contabile e quant'altro, ti faccio vedere velocemente, vediamo la lettera della richiesta. Questa è anche una seconda lettera, mi metto gli occhiali perché non ci vedo bene. Eccoci qua. Faccio vedere, perché sennò mi dispiace. Targata 23 ottobre. No, questa è già era stata fatta al settore economico finanziario e per conoscenza, perché il settore finanziario aveva diciamo il compito di raccogliere tutte le richieste che pervenivano dai vari uffici per poi inviarle a Roma. Certo. E questa scheda qua ce l'ha Roma, indipendentemente dalla raccolta, veniamo al punto. Qual è? Ti faccio vedere. Qual è? Allora, fondo immobiliare, la richiesta dei soldi, l'OPCM per quanto riguarda gli affitti a sostegno delle persone che non hanno reddito. Questo è il servizio mensa dei 140 ospiti alla Guardia di Finanza, perché tutti questi contratti vanno di pari passo, cioè quindi non me ne potevo dimenticare, o quantomeno l'ufficio. Tra l'altro l'ho curato proprio io personalmente, anche il discorso legato alla Vincentiv, perché mi premeva, a parte come
dirigente di un settore, come giustamente mi hai detto tu, la gente stava a lavorare senza essere pagata. Questa è la ditta Vincentive. Agosto-dicembre ho chiesto 41.946 al mese e quindi fino al 31-12 209.700. Ah, allora perché finora non sono stati erogati? Perché stiamo aspettando Roma, perché Roma, a parte che sono state liquidate le... si fa un atto che è la determina dirigenziale che quindi i soldi ancora non me l'hanno ancora non ma di questo mandate. Che cosa hanno pagato? Di questo fondo? Adesso... Di che cosa hanno pagato? Che cosa hanno pagato? Che hanno siamo pagato? Arrivati con il nuovo decreto, io non lo so dove sono stati insieme. Comunque ti faccio vedere. Allora, questa è la Vincentive, questa è la ditta Cometa alle pulizie, questa è la biancheria, questi sono i telefoni, questa è la piccola manutenzione. E questo è il contributo di autonoma sistemazione, questi sono gli appartamenti che diamo per il fondo immobiliare, le varie voci richieste. Quindi non è stato un macroscopico, guarda, ecco, questo abbiamo richiesto tutto. Come è targato? Che ti è data ciò questo? Questo, questa è una prima richiesta, è stata fatta questa... Questa è la seconda richiesta, questa è targata la prima, 29 novembre. La prima, che data risale? La dobbiamo ritrovare. Vabbè, a occhio, riserra prima. Sì, settembre. Secondo il tempo di avere un quadro, perché premetto, le competenze ci sono passate ad agosto, quindi non è la competenza legale. Ma lei, insomma, è anche una persona brillante, vivace, come fa a coprire tutti questi settori, avere, voglio dire, tutte queste deleghe, come dire, fa il dirigente di quello, di quello, di quell'altro? Presto. Mi coordino le varie attività dei vari uffici, esco con loro forse alle 7, 7:30 la sera, non pranzo, mangio lo yogurt e chi me lo porta mi fa piacere.